sono ascolana, non sono marchigiana e quando sono arrivata ho comunque dovuto cominciare a conoscere, come credo faccia chiunque, e iniziando a dirigere un'azienda importante come l'azienda sanitaria territoriale. Man mano che conoscevo l'azienda e conoscevo le persone, mi rendevo conto della quantità e qualità dei servizi sanitari. Ma parlando con le persone ho anche avuto l'impressione che sia all'interno dell'azienda che all'esterno non fosse noto tutto quello che noi facciamo. E così mi è venuta l'idea di cominciare a preparare un po' di materiale, che sarà in parte quello che vi faccio vedere oggi, proprio perché volevo condividere con tutti voi che cos'è la sanità del Piceno oggi. E per poi insomma vedere quali saranno le evoluzioni future. Io parto con la presentazione che parte da una cornice normativa. Allora, la Regione Marche ha fatto una importante innovazione organizzativa nel 2019, sopprimendo l'ASUR e creando le aziende sanitarie. Cosa vuol dire? Fino al 31 dicembre la Regione Marche aveva un'unica grande azienda sanitaria territoriale, che era l'ASUR, e tre aziende ospedaliere, che sono l'azienda ospedaliera, quella di Torrette, l'IRCA e Marche Nord. Con la riforma che è stata fatta, quella di cui vi ho parlato prima, è cambiato completamente l'assetto. E cosa vuol dire? Vuol dire che adesso ci sono 5 aziende sanitarie territoriali, ognuna dotata di autonomia giuridica, e sono rimaste solamente 2 aziende ospedaliere, Torrette e IRCA, perché Marche Nord è stata inglobata nell'azienda territoriale di Pesaro Urbino. Reali, già deliberati. La principale voce di spesa di un bilancio di un'azienda sanitaria è il personale. Noi, su 424 milioni spesi l'anno scorso, anno 22, la chiusura del bilancio dell'area vasta è avvenuta in questo modo, 170 milioni sono stati spesi per il personale. Personale tutto, dipendenti, convenzionati, i medici di medicina generale e pediatri non sono dipendenti, sono convenzionati, cioè vuol dire che sono liberi professionisti con un rapporto di convenzione con noi, con un contratto di lavoro che in realtà è un accordo completamente diverso da quello dei dipendenti, però è comunque personale. Quindi io ho messo insieme in un'unica riga tutto quello che è il costo del personale, indipendentemente dal tipo di contratto che ha. Lo considero però un punto di partenza. L'azienda sanitaria è nata il 1° gennaio e quindi deve cominciare a muovere i primi passi e diventare grande. Partiamo da tutto quello che abbiamo, lavoriamo per migliorarci, sicuramente margini di miglioramento ne abbiamo tanti, dobbiamo decidere su quali lavorare, su quali sono raggiungibili, su quali abbiamo degli investimenti che possiamo fare. Tutto però quello che facciamo è rivolto da un lato a dare una migliore sanità ai cittadini e dall'altro, come abbiamo provato a farvi vedere anche con tutti gli accordi sindacali che abbiamo firmato, anche a valorizzare il personale che lavora con noi. La direzione da sola non fa niente. Noi possiamo essere una guida, ma noi abbiamo una squadra che sono quei 2600 dipendenti della nostra azienda. E solo se siamo convinti che lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo potremo dare un risultato alla nostra popolazione. Grazie.